Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Si intitola Solo ed è l'ultimo libro del senatore Riccardo Nencini che oggi è stato presentato qui in Consiglio regionale in via Cavour numero 4 a Firenze, sede del Palazzo del Pegaso, appunto sede della Regione Toscana. Dunque andiamo a sentire lo stesso Nencini che tra l'altro sta portando questo interessante libro sulla figura di Giacomo Matteotti e della vicenda, delle tragiche vicende che portarono alla scomparsa dello statista di origine socialista, e poi sentiremo anche il presidente stesso del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, andiamo a sentire. Ed è un privilegio presentarlo in Consiglio regionale. La Toscana nel tempo ha accumulato tutta una serie di medaglie nei comuni, ha fatto bene il presidente Mazzeo a ricordarlo poco fa, ed è un privilegio tornare proprio qui a ricordare la nascita del fascismo e probabilmente anche a ricordare il fatto, Antonio lo ha già ricordato prima di me, che la storia non è vero che non si possa ripetere, la storia si può ripetere in forme magari diverse rispetto a quello che è già accaduto, però non è detto che in alcuni momenti di crisi economica e sociale molto forte alcuni episodi che richiamano l'uomo solo al comando, l'offesa come forma di dialogo eccetera, non ci siano di nuovo, e questo rischio ancora oggi lo vedo. Solo perché, per due motivi: primo perché interpreta il fascismo nascente come veramente era, ed era una novità perché molti ritenevano invece che il fascismo nascente fosse un episodio che poi potesse essere costituzionalizzato, come immagina ad esempio Giolitti o come immagina il Vaticano. Solo, soprattutto perché dal 23 al 24 fino alla morte combatte quasi in forma isolata, in quest'ordine, Mussolini e il fascismo, fino al 10 giugno, rapimento e morte. Una storia che ha segnato il nostro paese. Io ringrazio davvero Riccardo per aver voluto presentare qui la tua ultima opera, Solo. Devo dire che in questo libro ci si trova tutta la passione per la politica, la capacità di saper leggere un pezzo di storia importante, di saperla attualizzare al presente. Riccardo oggi torna a casa, come gli ho detto, in questa aula che ha guidato per 10 anni e che ha contribuito a dare valore e ruolo all'Assemblea legislativa. Se oggi noi siamo quello che siamo, un luogo aperto, un luogo accogliente, un luogo in cui raccontare anche la bellezza delle nostre tradizioni, della nostra storia, della cultura millenaria della Toscana, lo dobbiamo al lavoro iniziato da Riccardo Nencini. Presentare questo libro oggi vuol dire anche raccontare un pezzo di storia importante e tragica del nostro paese, un tempo in cui quei mali che ancora oggi la sinistra vive hanno toccato con forza un pezzo importante della storia del nostro paese. La figura di Giacomo Matteotti è una figura che segna anche il nostro tempo, e attraverso questo romanzo possiamo conoscerne la sua gioventù, alcuni dei tratti anche più nascosti, ma soprattutto possiamo raccontare un pezzo di storia che purtroppo è accaduto nel nostro paese e che non dovrebbe accadere più. Il premio Alfredo Catarzini festeggia i 20 anni e lo fa con una conferenza stampa in Consiglio regionale. L'Alfredo Catarzini è un premio di pittura e grafica con libertà di tecnica e interpretazione rivolto agli studenti della Regione Toscana, che si svolge a cura del Comitato Scientifico della Fondazione Catarzini 1899 ed è realizzato in collaborazione con la Fondazione Carnevale di Viareggio. Il motivo ispiratore scelto nel 2021 è stato il romanzo Giorni Neri di Catarzini, che è stato rieditato quest'anno dalla Nave di Teseo e che racconta le vicende di una popolazione in un paesino della Lucchesia durante l'ultimo conflitto mondiale, dove ci sono stati anche degli sfollati. I tre vincitori vedranno le loro opere esposte nella Galleria Enrico Paoli di Pietrasanta. È un'edizione particolare, un format modificato data la situazione, e è stato sempre un premio dal vero extempore, quindi una gara vera e propria alla quale si sono sottoposti fino ad oggi
circa 800 studenti, ma quest'anno abbiamo pensato di tenere come motivo ispiratore il romanzo Giorni neri di Catarzini, che è stato rieditato quest'anno dalla Nave di Teseo e che racconta le vicende di una popolazione di sfollati e non in un paesino della Lucchesia durante l'ultimo conflitto mondiale. Il libro Giorni neri è molto interessante per quel periodo storico anche della produzione di Catarzini, perché Catarzini affrescò le chiese di San Martino in Freddana e di Castagnori. E in particolare nella chiesa, nell'abside della chiesa di San Martino in Val Freddana, voi vedete un'originalità di questo affresco dovuta al fatto che sono rappresentati aerei bombardieri, carri armati e sono raffigurati, quindi ci sono i ritratti delle persone che in quel momento erano sfollate in quel paese. Allora, i ragazzi si ispirano a questo romanzo e per noi è molto interessante anche scoprire che cos'è che ha interessato loro. A seconda dell'opera che produrranno, dovranno anche citare il pezzo del libro che si riferisce a quella illustrazione. Gli istituti interessati in questo momento sono 3, ma stanno aumentando. Io ringrazio veramente i dirigenti scolastici perché è un'annata molto particolare per le scuole. C'è la ripresa dopo la pandemia e ancora sappiamo che abbiamo dei problemi. E quindi grazie a loro e al loro impegno riusciremo senz'altro a fare una bellissima edizione. Certamente fra gli scopi della Fondazione c'è quello proprio di valorizzare i giovani talenti. Quindi una prima selezione viene fatta nelle scuole, successivamente le opere finaliste saranno esposte alla Cittadella del Carnevale di Viareggio dal 12 al 15 di gennaio e il 15 di gennaio dopo la premiazione tutti i finalisti, le opere finaliste, andranno in mostra nell'atrio del comune di Pietrasanta. Il premio è nato a Pietrasanta nel 2002. Successivamente i 3 vincitori vedranno le loro opere esposte nella galleria Emilio Paoli di Pietrasanta. Ma è un modo per dire grazie agli organizzatori. Non è scontato arrivare a 20 anni, che questo dimostra il valore del premio e le risposte che mette a disposizione della nostra collettività. Io penso che dalla pandemia si può uscire solo con più arte, più cultura e con uno sguardo rivolto verso i giovani. In questo premio c'è esattamente tutto questo, la voglia di scommettere verso il futuro, di partire dalla bellezza dei nostri territori, ma anche dalle capacità dei ragazzi e delle ragazze di saper scommettere sul futuro. È bello che questo premio venga rivolto ai ragazzi delle nostre scuole superiori, dei nostri licei artistici, è un modo per stimolare queste ragazze e questi ragazzi sempre più alla ricerca del bello, e cercare il bello vuol dire avere la capacità di sorridere e guardare con speranza al futuro. Quindi ringrazio la Fondazione Catarsini per crederci, perché manda un messaggio di positività e tutti i messaggi di positività devono avere uno spazio di amplificazione, ed è questo il motivo per cui oggi ospitiamo qui questa conferenza stampa e diciamo che noi saremo sempre al fianco di chi come loro cerca di investire sul bello, sui giovani, sull'arte e sulla cultura. Presentata la 3ª edizione del premio di architettura con il nuovo bando che vede al via le iscrizioni in Toscana dal prossimo 3 dicembre. Il concorso è rivolto a premiare quegli architetti le cui idee rispondono non solo ad esigenze funzionali, ma che si inseriscono in una visione che pone la sostenibilità quale elemento irrinunciabile del nostro vivere quotidiano. Il prossimo 9 giugno 2022, alla Palazzina Reale di Piazza Stazione a Firenze, la cerimonia di premiazione con la mostra dei progetti vincitori. Da settembre 2022 i lavori saranno esposti invece in tutta la Toscana. ANCE rappresenta le imprese. Le imprese che assieme alla committenza e ai progettisti sono la parte fondamentale della catena del costruire, e soprattutto della qualità del costruire, che credo che mai come in questo momento ci si sia accorti
dell'importanza anche della qualità del costruire, che viene chiaramente dopo una qualità del progetto. E a proposito di qualità, proprio in questi giorni noi stiamo assistendo anche a questo dibattito sui super bonus, i vari incentivi fiscali che appunto tendono a migliorare la qualità del nostro abitare, delle nostre case, che è notoriamente una qualità oggettivamente con alcuni problemi. E il premio può essere anche un'occasione appunto per dare un premio alla qualità non solo del progetto, ma alla qualità complessiva dell'edificato. Sì, come vi potete immaginare, una grande soddisfazione. Infatti io non sono più consigliere regionale, sono assessore del Comune di Firenze, ma sono voluta intervenire stamattina perché vedere la terza edizione mi fa pensare che è stata un'invenzione che andava incontro a un'esigenza, che è quella di promuovere la qualità dell'architettura. Era questo il nostro scopo, insieme al tentativo, la promozione anche dei giovani professionisti. Infatti questo premio ha avuto questa caratteristica di mettere in luce una leva di giovani architetti che fanno ben sperare per il futuro e sono perfetti interpreti delle esigenze del nostro tempo. Un premio che ha una caratteristica unica in Italia, perché premia non solo l'autore dell'opera, ma premia anche il committente e l'impresa. E quindi un premio, una filiera, che poi è la filiera che trasforma il nostro territorio. Pensate quindi quale delicatezza, quale importanza strategica ha questa filiera. Questa lo vedremo a giugno, dopo la consegna e le premiazioni. Siamo abbastanza curiosi di questo, perché chiaramente è stato un periodo molto particolare. Fra l'altro il premio è stato rinviato di un anno rispetto alla sua biannualità, adesso infatti è stata l'ultima edizione del 2019, adesso nel 2022, proprio per dare il tempo di recuperare un po' di quel tempo perso per i vari lockdown che ci sono stati. Quindi diciamo così, è un'edizione un po' particolare, per cui vedremo intanto che cosa è successo, se le cose sono andate avanti, se si sono fermate, se ci saranno più progetti, meno progetti e di che tipo. Ancora più curioso sarà poi l'edizione successiva, in cui si vedrà effettivamente che cosa è cambiato a seguito di questi anni. Cioè, adesso siamo un po' in una fase di transizione, quindi avremo cose iniziate prima e finite prima, cose iniziate e eseguite durante questo periodo di pandemia. Però diciamo, è curioso la curiosità anche per vedere quali sono state anche le occasioni per i giovani, quali sono stati i concorsi, che sono poi un tema diciamo abbastanza sensibile e importante per questo premio. Innanzitutto è bello ritrovarci qui, è bello poter ripartire anche con il premio Architettura. L'abbiamo voluto fortemente nella scorsa legislatura, l'abbiamo confermato anche in questa, perché penso che disegnare il futuro passi dalla capacità di saper ripensare anche i nostri territori, perché vuol dire funzionalmente ripensare il modo di vivere delle nostre comunità. È bello che questa iniziativa viene fatta insieme a tutti gli ordini degli architetti, a loro va un grande grazie. Grazie, a partire dall'architetto Barni che guida questo lavoro. Credo che il futuro passi attraverso la capacità di saper ridisegnare i nostri territori. E qui una sfida importante che tiene insieme l'ambiente, tiene insieme lo sviluppo del nostro territorio, il riutilizzo dei nostri spazi, e penso che su questa sfida si giochi la Toscana del futuro. Io sono particolarmente contento, in linea con quello che è il lavoro che ho voluto dare a questo Consiglio, e ci sia una sezione dedicata ai giovani, perché sostenere chi investe sul proprio futuro e scommette sulla propria professione deve essere una delle linee guida che noi portiamo avanti all'interno di questo Consiglio. E mi farebbe piacere, in questa iniziativa che stiamo lanciando di Toscana 2050, dove si va a ridefinire quale sarà la Toscana dei nostri figli, che all'interno della commissione, del gruppo che lavorerà, ci sia anche qualcuno che possa rappresentare il punto di vista degli architetti, perché credo che attraverso i loro occhi si possa saper leggere meglio quello che accadrà anche domani. Regione Toscana, il Consiglio regionale.